Walk the ecco rest fatto. Of the way. Ah, hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con un bel intermezzo, devo dire. Oh, speravo di volarci sopra. Con un bel intermezzo, ovvero la liberazione di Nuali, il criminale che abbiamo catturato nel primo episodio, quando ancora lavoravamo per la Marshall, insomma. E devo dire che non è stata male come cosa, sia la fuga di prigione stessa, non ci passerò mai, vero? Sia la fuga di prigione stessa, che effettivamente il concetto di andare a liberare un criminale per aumentare il nostro gruppo di lavoro. Ah, tra l'altro, nei veicoli ho trovato, vediamo se la trovo, Quest'auto qui che tra l'altro guarda come l'ho personalizzata, è stupenda, che ti permette di saltare. Tra l'altro gli metterei anche a lei il coso del fuoristrada, ma non vorrei rovinarla. Cioè è talmente bella che il kit fuoristrada me la rende strana, però cazzo, va che potenziamento che gli tira su. E gli mettiamo anche il NOS e la rendiamo anche più potente, dai, voglio proprio una bomba di macchina. Quindi ora che abbiamo liberato quel tizio, penso che la prossima missione sarà qualcosa con lui, giusto? Missione ciambelle. È il tuo turno di prendere la ciambella per la riunione della scuola. Vedete quello che dicevo l'altra volta? Questo gioco è... O meglio, il gioco è buono, cazzo, è la storia che è... Che assurda, veramente. Idols Manolesta. Rintraccio i pacchi che qualche pezzo di merda ha rubato dal tuo portico. Ok, potrei fare questo, effettivamente. Coltello... No, ti prego, mi dai il coltello che abbiamo comprato quando ci hanno licenziato, ti prego. Però prima, fammi vedere una roba. Soldi ne abbiamo? Non ancora abbastanza, però accettiamoli. Va bene, Idols Manolesta e sia. Ah, mi è apparsa anche la macchina dietro. Perché sono qui? Hey, did you bring the packages in? What packages? One's by the front door. Shit, I think someone stole them. Ottimo. Oh, fuck no. I'll be right there. Che poi, che pacchi di cosa? Bella macchina di merda, tra l'altro, hanno scelto. Kevin, what the hell happened? I got a delivery notification text with a picture of some packages by the door, but by the time I went to get them, they were gone. The mail carrier can't be far. Let's track him down and see what happened. Vabbè, andiamo a cercare il postino. Io tra l'altro, c'è questa missione che mi chiede di usare la tuta alare dalla macchina. Il problema è che io non so come cavolo si fa. Ehi, mailman! Dove sono i nostri pacchi? You just delivered packages to the old mission church. What happened to him? One of your people took him. Some fella wearing pink. Pink? The fucking idols. They stole our shit. Ottimo. Which way they go? They ran off over there. Un po' più di gioia, amico, non gliela potevi mettere. Cioè io non so come fare a lanciarmi dalla macchina e usare la tuta alare. Non... Se me l'hanno spiegato l'ho missato dal cervello. What the hell did we order anyway? If it's my esatto. Workout DVD, I wanna get me some Jesus ass. Ecco, e questo è quello che sto dicendo. Il gioco è buono perché è fatto abbastanza bene. Il punto è che ci sono queste cose qui che non... Aia. Vieni qui. È morta, davvero. Con un cazzo di colpo. Grazie ai nostri pacchi. The box is full of knives. Oh, right, it's them knives Nina and I ordered off. Oddio, that lo sapevo. I hope the number of knives isn't a measure of how upset you were. What? No, guy on TV was just a damn good salesman. Come to think of it, there should be way more boxes. Vediamo. They might be nearby. Let's check the alley. Aspetta. E che ne sapevo io che dovevo controllare di nuovo per terra? Ma scusami. Trova un idol sopravvissuto. E dove cavolo è? Non mi sembra sia sopravvissuto nessuno. Eccolo qua, ciao. Hey, where the hell are my boxes? Fuck you, boxes. Where are my FBs? I've been waiting for you assholes to bring me my nugs. Why don't we check the FBs? Nugs do sound good. So, che ne dici se... Why'd you buy so many knives? I mean, this seems a bit excessive. Ecco. Retail therapy.
You look for something to make you feel better, one knife leads to another, and boom, you've got a boatload of knives. Fuck. I'm sorry I made you guys so mad. I didn't mean to... vabbè, tranquillo. Whoa. We're never mad at you. You're just upset about the situation. Also, we really like knives. We even got you one. Sta cosa delle fonti d'acqua però è veramente un filo rotta, eh. Aspetta, vieni qui, vieni qui. Oh, ecco fatto. Sai cosa? Ah, madonna mia, quello scudo è veramente terribile. Ecco fatto. Dammi il mio pacco. Madonna mia, quanto cazzo di pacchi hanno preso? Vabbè che ormai sono straricchi, però. Voglio dire. Yeah, this ain't all of them. Seriously? I guess there's an idol's hangout we can check out. Dai, Kev, salta su. Dai! E che cavolo, Kev. Poi tutta sta serie di missioncine piccoline che... che non portano a nulla di concreto. Dio mio. Anche le missioni secondarie, per esempio, in Saints Row 4. Per esempio, sì, erano cavolate, però almeno qualcosa di divertente lo portavano. Qui poca roba, nel senso. Wow. Meno male che ho delle pistole traccianti. Meno male che le mie pistole arrivano la fontana. Dicevo, a colpire da soli, perché in quel momento sarebbe stato terribile. Sarebbe stato veramente terribile. Dov'è il nemico grosso? Aspetta. No, Kev, volevo ucciderlo io. Oh. Volevo ucciderlo io col triangolo, bastardo. Ecco fatto. Pacchi recuperati. I think that's all the knives we ordered. Look, Kev, that one's for you. E dove sono i DVD però? God, is that an Oni chef's knife? You guys are the best. E ridi su sto cazzo, Kevin, cazzo. Che cavolo di missione è? Ma dai. Vabbè, il coltello della TV. Andiamolo a mettere da qualche parte. Allora, dove possiamo metterlo? Mettiamolo qua. Se è un oggetto piccolo, sì. Madonna mia, ma almeno mettimelo dritto. Bello però. Secondo me è una citazione. Questo coltello è il coltello di Johnny. È il coltello di Johnny Gat. Ma scusa un attimo. Io l'altra volta avevo messo su tutti questi le decorazioni degli oggetti piccoli. Perché non ci sono più? Vabbè, il coltello qua nella zona delle armi ci sta bene, dai. Non me ne sono appena reso conto che non ci sono più gli oggetti che avevo messo. Qua ci mettiamo, diciamo, il timone, dai. Questa mi piace. Vicino al cannone, all'area giochi, questa. E qui allora possiamo mettere, visto che è il bar, l'overboard, che almeno fa un po' di atmosfera. Cambierei solo il minecart, io, ti giuro. Però con cosa lo cambio? Con una renna? Perché no? Effettivamente. Dai, ci metto la renna. Non so perché la renna nel bar mi piace. Ci sta bene. Ma anche qui, io qui avevo messo il gabinetto. Scusami, no, si sono... Scusami. Qua io avevo messo l'altra volta il trono di spade e qui il pezzo degli scacchi. Perché i pezzi non si sono salvati? Boh. Ve l'ho detto, basterebbe una patch per sistemarlo sto gioco. Guarda questa come si allena. Brava lei. Ecco, vorrei mettere questo magari per adesso. Spero solo che le fiamme non diano fuoco tutto o brucino qualcuno. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti. Stava bene però il teschio del triceratopo.